La mia domanda, Salvini, è sugli esodati. Sono 23 o 24 mila soltanto in Italia. Il pubblico deve sapere i fatti. Con tutti gli interventi che i governi hanno fatto da quando Fornero ha fatto la riforma, gli esodati veramente in questo problema sono rimasti 23 o 24 mila e Tito Boeri ha proposto una soluzione di flessibilità in uscita. Qual è la ricetta sulle pensioni di Salvini? Chiedo io, perché non ho sentito ancora. Forse ho frainteso. È una domanda. Ma per sentire bisogna voler capire. Guardi, innanzitutto la ricetta fiscale vale per pensionati, giovani, artigiani, imprenditori. La flat tax, lei dovrebbe saperne qualcosa, dovrebbe essere lei a spiegarla a me. Io so che la flat tax non funziona in nessun paese, tranne due o tre piccoli paesi su 200. Se mi fa una domanda e mi fa dare una risposta, sì. Forse la domanda era sulle a caso, pensioni, Salvini, non sulla pressione fiscale, ma sulle pensioni. Mi scusi. Sì, ma il problema dei pensionati è che vanno in Tunisia per pagare meno tasse, giusto? Ha capito? No, il problema delle pensioni, scusami Salvini, no, ma facciamo una conversazione intelligente in cui non inganniamo il pubblico. Il problema delle pensioni è che... Posso dare una risposta? Sì, prego. Lei è depositario della saggezza del mondo, posso dare una risposta? No, prego. La mia ricetta, copiata da Ronald Reagan, dalla Svizzera, dalla Russia, da tanti paesi al mondo, è un'aliquota fiscale unica per tutti. Ronald Reagan non ha mai avuto, quello è falso, ha detto un'informazione non vera. Porca miseria. No, Ronald Reagan non aveva un flat tax, non è vero. Cioè, non, mi scusi. In America. Quindi la Reaganomics, la politica fiscale di incentivo, di liberazione dei lacci, meno Stato, più economia, non è stata applicata negli Stati Uniti con buoni risultati. Sì, ma Salvini, quindi flat tax vuol dire una aliquota per tutti. Ronald Reagan. E noi non abbiamo avuto questo in America, quindi non è vero che Vabbè, Reagan... Vabbè, sentiamo un attimo Salvini. Sì. Guardi, la giornata è stata pesante. A casa non penso abbia voglia di litigare. Se il signore ha voglia di insultare, ha sbagliato persona. Quindi cerchiamo di distinguere, che ciascuno cerchi di inseguire il costo della vita più basso, cioè a prescindere dal livello di tassazione. La flat tax, ha ragione Friedman, non esiste neppure in Svizzera, non soltanto negli Stati Uniti.